Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Oggi faremo un video su Stardew Valley. Oltre alla serie di Minecraft, faremo pure la serie di Stardew Valley. E in seguito farò pure la serie di non mi sto ricordando il nome, però farò pure un'altra serie dei The Sims, ecco. Pure una serie dei The Sims, tutto grazie ad un'applicazione che fino a 15 minuti fa non conoscevo, ma grazie al mio dispositivo che mi manda sempre cose perché non so perché, io me lo cerco, però lui mi dice: ti daremo informazioni il prossimo mese, il prossimo anno, la prossima settimana, e poi non mi arriva mai niente. E questa volta mi è arrivato, quindi ora sto facendo un po' di tutto perché mi sto divertendo molto. Quindi ora oggi stiamo sul Stardew Valley e perché appunto voglio fare una serie su Stardew Valley che parlerà di me su Stardew Valley, vabbè, questo è molto intuitivo penso. Comunque, e quindi ora siamo su Stardew Valley, io già mi sono preparato il personaggio, come mi chiamo, mi chiamerò Rebecca, il mio nome è vero. La mia fattoria si chiamerà Rebek Farm, la mia cosa preferita è la pizza, preferenza sarà gatto e cane, il gatto è il mio animale preferito, anche se non ne ho uno, ma cerco sempre i miei genitori di convincerli a comprarmene uno, ma mai ci esce niente. E poi come fattoria ho preso la fattoria silvestre perché questa cosa dei boschi è molto bella perché dice che i boschi limitano il tuo spazio, ma hai il bottino della foresta a due passi, cioè che dovresti essere molto ricco grazie al bottino della foresta, cioè che puoi coltivare tante cose, puoi prendere molta legna, sassi, eccetera, eccetera. E vicino è pure il villaggio. Poi mi sono fatta la pelle numero 2, i capelli al numero 25, la camicia al numero 50. Ho messo 0 accessori, non mi veniva nessun accessorio da mettermi. Come occhi, e li volevo fare con voi perché non lo so, non ero molto decisa di quello che stavo facendo, però poi ho preso una decisione e li volevo fare con voi. Li facciamo azzurri, mi piace molto. Ovviamente io non sono così, ma sono mora con gli occhi marroni, cioè con gli occhi sono in verità castana. Vabbè, mora e castana sono la stessa cosa comunque, vabbè. E ho gli occhi marroni, però vabbè, mi piace di più così, mi piacerei di più con i capelli gialli, cioè con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ho sempre sognato di avere gli occhi gialli, i capelli, come si dice, i capelli, non mi ricordo mai come si chiama, perché appunto io non ho i capelli biondi e gli occhi azzurri. Vabbè. Dopo che vi ho spiegato tutto, vabbè, poi il colore dei capelli non me lo posso dire, i pantaloni ho fatti azzurri, mi piaceva molto. Beh, ora possiamo andare avanti. Vi racconterò tutta la storia perché c'è tutta una storia da raccontare. Qua c'è il nostro nonnino che sta lasciando la casa per poi darcela a noi. E per la mia nipote adorata. Voglio che tu abbia questa busta sigillata. No, non aprirla subito. Porta pazienza. Ora ascolta attentamente. Verrà il giorno in cui il peso della vita moderna ti schiaccerà. E il tuo spirito luminoso si spegnerà di fronte a una vuotezza crescente. Quando ciò accadrà, ragazza mia, sarai pronta per questo dono. Andiamo avanti. Ora lascia riposare nonno. E lo lasciamo riposare. Se sentite un gattino che miagola, appunto, io voglio il. Ho un gattino randagio che non si fa prendere a Marina, perché in questo momento sono Marina.
e qua noi siamo nel nostro ufficio che è della gioia. Qua c'è tipo Terminated, poverino. Poi ci sono quelli che ne sono doni, quelli là non molto. E qua ci siamo noi, tutte stanche. Ora te lo porto. Vabbè, e qua c'è pure uno scheletro. E noi siamo stanchissime. Quindi questo penso che sia il momento di aprire la nostra lettera. Cara Rebecca, se stai leggendo, devi avere un gran bisogno di cambiamento. Lo stesso accadde a me tanto tempo fa. Avevo perso di vista la cosa più importante della vita, i rapporti reali con gli altri e la natura. Così abbandonai tutto e mi trasferii nel luogo a cui appartenevo davvero. Ti allego qui l'atto di quel luogo. Il mio orgoglio, la mia gioia. La fattoria Rebecca Farm si trova a Stardew Valley, sulla costa meridionale. È il posto perfetto per iniziare la tua nuova vita. Questo è stato il mio dono più prezioso e ora è tuo. So che farai onore al nome di famiglia, ragazza mia. Buona fortuna. Ti voglio bene, nonno. PS. Se lui è ancora vivo, salutalo da parte mia, va bene? E qui riceviamo l'attestato della casa. Ovviamente il video si finirà quando, dopo la presentazione, perché poi devo dare il mangiare al gatto. Ok? Qua siamo nel nostro bus. E stiamo arrivando a Sbanu Farm. No, scusate, perché ho detto Sbanu Farm? Vabbè, a Stardew Valley. Salve, devi essere Rebecca. Sono Robin, la falegname locale. Il sindaco Luis mi ha mandata qui a prenderti per accompagnarti a casa tua. Lui è già lì, sta mettendo in ordine per il tuo arrivo. La fattoria è da questa parte, se vuoi seguirmi. Se vuoi seguirmi. È ovvio che ti voglio seguire, vabbè. Oddio, un po' malconcia. Questa è la fattoria Rebecca Farm. Fa ridere quando lo dice. E noi siamo sfinite, veramente. Molto, molto contente di questa cosa. Qualcosa non va? Certo, la vegetazione l'ha un po' invasa. Ma sotto quella confusione c'è del terreno buono. Con un po' di dedizione la ripulirai in un baleno. Ok. Entriamo. Dobbiamo entrare? No. Ed eccola qui, la tua nuova casa. Grazie di avermi la presentata. Oddio, il sindaco questo, eh? Ah, sì. Ah, eccoti qua. Luis. Saluta, ti saluto da parte del nonno, Luis. Ancora vivo, Luis. Sindaco, penso che sia. Ti do il benvenuto, sono Luis, sindaco di Pelican Town, ok? Sì. Sai, mi chiedono tutti di te. Non accade tutti i giorni che arrivi qui un nuovo volto. È da un evento importante, ed è un evento importante. Allora, ti trasferisci nel vecchio cottage di tuo nonno? È una bella casa, molto rustica. Molto rustica. Rustica? La si può mettere anche così? Forse, però, rudere è una parola più adatta. Maleducata! Non ascoltarla, Rebecca. Cerca solo di invogliarti a comprare una delle sue migliorie per la casa. Dice migliorie, vero?
Ad ogni modo, il lungo viaggio sarà stato stancante. Perché non ti riposi un po'? Domani dovresti esplorare un po' il paese e presentarti agli altri. I paesani lo apprezzerebbero. Ok, e lui se ne va. Dopo che andiamo a dormire, ovviamente si finisce. Oh, quasi dimenticavo. Se hai qualcosa da vendere, basta metterlo in questa cassetta qui. Di notte verrò io a prenderlo. Va bene. Beh, buona fortuna. Grazie. Ora io questa giornata la finisco qui. Spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao.